Sicuramente tra tutte le cose che abbiamo fatto inizialmente c'è stata questa, che forse è stata la più importante, cioè la pubblicazione di una guida che recava il nome Shopping for a Better World, quindi fare la spesa per avere un mondo migliore. E affiancavamo quindi le aziende che operavano già in questo settore e l'obiettivo era quello di creare una sorta di incentivo sul fronte del marketing per coinvolgere quindi i consumatori e andare a scegliere quelle aziende che quindi avessero un'esperienza a livello di responsabilità sociale più spiccata. È un libro che è una guida che quindi è stata poi pubblicizzata anche a livello televisivo e nei vari giornali. Tutto si è trasformato in una questione che non era importante solamente per i consumatori, ma anche per i manager delle importanti aziende degli Stati Uniti. Qui vedete la testata Fortune e vedete alcuni dei manager che appunto fanno capolino in prima pagina. Ci sono tantissimi manager e aziende.